Il governo, come dico sempre, con il benestare dello Stato, noi abbiamo il signor Napolitano Giorgio che si lamenta e dice: io non sono mica qui solo a tagliare i nastri, no, sei qui anche a non fare nulla, se non peggiorare la situazione di noi italiani. Quindi la prego, non aspetti la fine del suo mandato, finisca in bellezza, dia le dimissioni ora, vada via. Poi gli studenti vengono picchiati in piazza. Quella polizia che non solo andrebbe numerata, ma andrebbe anche incriminata e condannata, e qua non faccio di tutta un'erba un fascio, io parlo soltanto di quegli estremisti con la divisa che picchiano a manganellate in faccia i nostri giovani, che sono anche i loro figli. Quindi non solo questo governo e questa politica di rimpastati svende i nostri sogni, voi li calpestate proprio. Quindi si toglie alla scuola pubblica una cifra come 200 milioni di euro, però poi gli stessi soldi vengono messi per le scuole private. Quindi siamo sempre lì, gira sempre intorno al figlio di papà, a chi se lo può permettere. Non esiste meritocrazia. Cioè, quindi un ragazzo di una famiglia non benestante, magari è un genio, però non ce la può fare. Arrivano gli stupidi. Vince il figlio di papà anche se è stupido, e ne abbiamo mille esempi. Nella politica poi non ne parliamo, da Renzo Bossi o tanti altri. Agevolati. Loro se lo possono permettere. Poi i giovani scendono in piazza e vengono picchiati a sangue. Si fanno le moraline in Parlamento e si dice: togliamo i vitalizi, i rimborsi, insomma tutti quei soldi che questa politica ci ruba, tutti gli italiani contenti. E poi, perché poi sono furbi, mettono piccole clausole ed è tutto da rifare. Questi soldi li prenderanno ancora. Chi ha mangiato e rubato andrà comunque in pensione con i soldi nostri. Quindi vince l'illegalità. La giustizia ne è a dimostrazione. Se hai ragione, hai perso. Ti rubano in casa, ti entrano in casa, se tu blocchi chi ti entra in casa, gli spacchi le gambe, ma questo è dovuto anche a un fatto di reazione psicologica, perché o prendi paura o reagisci. Hai una famiglia, hai dei figli che sono in casa, che lavorano con te in un negozio. Entra una persona e tu la blocchi, una persona magari armata, sei tu che vai nei casini. Quindi, per avere ragione, devi sbagliare. In Italia siamo messi così. Nessuno rinuncia a niente. Abbiamo questa politica di rimpastati che non rinuncia a niente, si preparano per le elezioni, ma intanto continuano a mangiare e l'Italia è in ginocchio. La televisione, l'informazione, che già si era autoimbavagliata per una questione di interessi, adesso è ulteriormente imbavagliata da questo governo tecnico delle banche europee, di una banca centrale europea che vive sul nostro debito. Ma non, qua non si parla di un debito della serie: vado a prendere una macchina e faccio un piccolo debito. Qua siamo arrivati in Italia che siamo tornati alle cambiali, cioè noi siamo purtroppo schiavi e servi. Questo governo ci ha costretto ad un legame mafioso con le banche. Questo è il problema. E intanto i ragazzi vanno in piazza, hanno argomentazioni serie e vengono picchiati. È inutile che l'informazione continua a dire sì, perché piccoli gruppetti, piccole frange estreme vengono a rovinare quella che è una manifestazione fatta bene da giovani. Smettetela. Smettetela. Perché ci sono anche giovani veramente incazzati, ma ci sono anche frange estreme.
che partono dal governo o forse anche dalla polizia. Lo abbiamo visto con gli indignados. Poi cosa succede? Poi la polizia, come è successo a Genova, entra e fa strage di ragazzi che non hanno fatto nulla. Fa strage di ragazzi picchiati a morte solo per il gusto di picchiare. Mai soffocare l'urlo del popolo. Mai farlo. Gli italiani non sono violenza. Gli italiani non sono violenti. I giovani italiani non sono violenti. Vogliono capire, contestare, contrastare questo governo delle banche, questo governo dei figli di papà. Questo vuole fare. Quindi anche la polizia e i carabinieri sbagliano. Ma non tutti loro sbagliano. Alcuni di loro sbagliano. Perché una volta che tu mi hai bloccato un ragazzo, non hai mica bisogno di spaccargli la faccia col manganello, poliziotto. E io mi rivolgo al poliziotto e non a tutta la polizia, è ovvio. Io non credo che siano tutti così. Lì esistono frange estremiste, naziste, che amano proprio picchiare. E sono magari gli stessi, che si mettono d'accordo con i tifosi violenti allo stadio, sono quelli che si mischiano tra la folla e tra i giovani e creano il caos. Questo è il mio pensiero. Il mio pensiero non va a colpire l'arma dei carabinieri o la polizia di Stato. Io sto semplicemente dicendo che alcuni di loro, e lo dimostrano le foto, anche alla signora Cancellieri, che non me ne vorrà se non la chiamo ministro, deve rendersi conto che è giusto che i giovani rispettino la piazza, ma cominciate voi al governo a rispettare il popolo che è stanco. Giovani che non hanno futuro. Avete svenduto i loro sogni. Cosa vi aspettate? Poi piovono dai palazzi lacrimogeni. Poi vedi questi politici, queste istituzioni che danno delle spiegazioni assurde. Sì, perché lo lanci, poi dopo torna giù, sì, dopo due mesi, cioè si lancia, poi dopo con calma. Cioè, sembrate l'uomo ragno senza ragnatele, siete lì che cercate ogni cazzata possibile da raccontare al popolo, ma il popolo è stanco, perché le stronzate ce le potete raccontare a noi e fate già fatica. Ma i giovani sono avanti, sono il nostro futuro e voi, insieme a noi, dobbiamo garantirglielo quel futuro, perché il figlio di un carabiniere e il figlio di un poliziotto non hanno privilegi, non hanno rimborsi, sono alla miseria più di noi. Quanti carabinieri muoiono sulle strade? Quanti? Quanta polizia di Stato muore sulle strade? Quanta polizia di Stato e carabinieri il venerdì, il sabato sera abbandonano le famiglie? E non lo fanno per 4, 5, 6 mila euro al mese. Tra di loro fanno colletta anche per far benzina. Quindi rischiano la vita, bloccano, sequestrano, arrestano gente che ha bevuto. Quindi questo governo e gli infiltrati della polizia e dei carabinieri stanno rovinando anche un'arma storica, importante, che rappresenta l'Italia, anche con libri delle barzellette, i giornalini di barzellette sui carabinieri, quindi col massimo rispetto lo dico, però queste frange stanno rovinando l'arma dei carabinieri, i carabinieri di Nasseria, i carabinieri che muoiono, presi a bastonate, muoiono. Quindi se c'è tra di voi un estremista, e qualcuno sa
che nelle forze dell'ordine esistono queste frange estremiste che picchiano, ci stanno proprio bene a massacrare. Dovrebbero cominciare a denunciare. Perché voi potete mettere tutti i numeri che volete sulle divise. Ma non cambierà nulla, non cambierà nulla. Questo governo, questa politica, ha sempre saputo fregare il popolo italiano. Quindi, se esiste davvero un orgoglio nell'Arma dei Carabinieri, un orgoglio nella Polizia di Stato, che ogni giorno pattugliano le nostre strade, ogni giorno ci difendono, ma da una parte ci difendono, dall'altra ci massacrano. È possibile? È possibile? Io dico di no. Qualcosa deve cambiare. Lasciate stare i ragazzi che manifestano. Alla signora, ministro, cancellieri, dico, signora, noi rispettiamo la piazza, voi rispettate i nostri figli.